Ciao ragazzi, qui è Giraffa Team che vi parla e questo è il mio gameplay di Resident Evil 7. L'ultima volta abbiamo salvato nostra moglie, Mia. Ebbene sì, ho scelto Mia perché comunque dopo essermi fatta un po' così, ecco, mi sembrava anche giusto. Poi tra l'altro sono molto ma molto fedele e sì, Mia forever. Anche se non ce la racconta giusta, Mia. Siamo arrivati alla nave, una nave arenata. Abbiamo perso il controllo di Ethan perché appunto è svenuto. Abbiamo invece preso il controllo di Mia. Ecco qua dice: Mia si fa strada tra accumuli di macerie e trova Ethan disteso a terra, che viene subito portato via da una massa in forma nera. Mia si inoltra all'interno del relitto alla sua ricerca. Che vediamo Mia di cosa sei capace. Prima poi di terminare l'episodio abbiamo visto che anche la nave è infestata e abbiamo solamente una pistola con due proiettili, ci faremo ben poco con quella. Vabbè, ci tocca. Ok, ce l'ha fatto. Oh mio Dio, che cazzo. Ma non ero arrivato a qui. Così. No. Ero entrato nella porta, avevo preso l'arma, avevo salvato. Adesso perché mi fa ripartire da qui? Perché è un gioco di shit. L'abbiamo capito. Ah, forse ho caricato solamente il salvataggio automatico, non quello manuale. Beh, vediamo se riesco a rientrare nella porta, perché mi sa. Che qui è così, appunto. Vabbè, rifacciamo questo pezzettino. Pistola con due proiettili. Sai dove ce la ficchiamo sta pistola mia? Non te lo dico. Allora, non mi pare ci sia altro, giusto? Nel cassetto non c'è niente. Avevamo già controllato. Niente, 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 niente. Vabbè. Apriamo la porticina piano piano. È andata via quella cosa? Sì. Ok, dobbiamo attraversare il corridoio e arrivare dall'altro lato. Chi si fa una corsa? Lalalala! Porca puttana di quella troia infame. Vabbè. Iniziamo malissimo. Direi. Se quella. Si chiude da sola. Ok, non posso passare. Dici di no? Apriti. Io corro. Corro, corro, corro. E via. Fanculo, stronzo. Psicostimolanti, sì. Cos'è? Per Roy non c'è più scampo, ma almeno con questa nota posso far sapere a tutti cosa è successo. Ieri ho fatto il turno di notte, quindi verso mezzogiorno sono andato a riposare negli alloggi. Ero mezzo addormentato e ho sentito una bambina che rideva, o forse era solo la mia immaginazione. Mi sono svegliato alle 19:30, c'era una certa confusione nei corridoi. Drew, un ingegnere di bordo, mi ha riferito che stava succedendo qualcosa a livelli inferiori, forse una rivolta, era bianco in faccia. Mi ha detto poi che sarebbe andato a controllare, ma non è più tornato. Saranno state le 19:50 quando ho sentito urlare. Sono corso in lavanderia ed è lì che ho visto Clark venire divorato da una specie di creatura nera. No, Clark, come fai? Superman, vabbè, pessima. Quell'essere si è girato e si è lanciato verso di me con i suoi enormi denti aguzzi. Ho urlato come una ragazzina e sono scappato via. Ora sono rinchiuso negli alloggi, ancora tremante per l'accaduto mentre scrivo questa nota. I corridoi sono pieni di queste creature adesso. Di tanto in tanto sento ancora qualche grido e non posso andarmene di qui. Questo è tutto. Ho scritto quello che so. Giovanni Finetti. Oh, era un italiano. Bene, mi fa piacere. Ah.
Posso solamente spaccare la cassa, mi sa. Mi conviene usare la pistola, se poi non c'è niente. Forse mi converrebbe di più usare i psicostimolanti. Così, se non c'è niente lì. Vabbè, usiamoli, dai. Ok, c'è qualcosa. Soluzione medica. Ammunition saturation. Ok. Di qua no. Un'altra nota. Allora, come sai, quando ricevono questa lettera, non voglio perdere l'effetto degli stimolanti. Però, nel senso, pare un bottone che. Veramente, forse. No, bla 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 bla. Ok, andiamo all'altro lato. Cribbio da questo lato, no. Porca puttana. Sì, ok, segna qualcosa qui. Munizioni. Munizioni. Fluido. Niente. No, dov'era? Mi sono persa. Ok, ricordiamo che in quella stanza è pieno di roba. Dove devo andare? Qui dentro. Qui dentro non c'è niente. Ah, ecco, dobbiamo posizionare il fusibile. Dopo che abbiamo. Mi sa che qui non succede nulla col fusibile. Oh sì, luce verde. Rimuovere. Beh, inseriamolo, poi vediamo se cambia qualcosa. Davvero sto usando la mappa più delle volte di quanto la usassi in Silent Hill. Che cavolo, ma perché devo sprecare munizioni? Vabbè, polvere da sparo. Ok, devo andare alla parte opposta. Non so se fare proiettili o meno, mica di sì. Proviamo. Ma porco di quel demonio! Allora, mi sa che è fusibile, devo inserirlo lì. E io non posso vedere quanta energia ho. Merda. Bene, stati lì. Headshot, baby.
Altra sorpresa. Qui si va su. Ma non è che se... No. Non vorrei che inserendo il fusibile all'altro lato avessi la porta accanto, ma non credo. Second floor. Ok, è chiusa dall'altro lato e te pareva. Ok, qua ci sono le cucine, invece sopra c'è la sala di controllo. Security. E invece l'ultima è quella con la stanza del capitano. Vediamo. Perché mi tocca fare questo? Brutto segno, checkpoint. Oddio. È morta qua. No, è la... Ah, vabbè, sto balbettando. È la bambina. Guarda bene. Ti spara in Cosa? Perché? testa. Ti devi ricordare. Così poi saremo una famiglia. Perché non le posso sparare? Mi sta sulle palle sta bambina. Belli capelli due. Non c'è altro qui. Vabbè. Vediamo di ricordare. Test subject E001. Allora, top secret ragazzi, mia winter. Trofeo, si prega di riavvolgere. Ah, forse ho visto tutte le videocassette. Potrebbe darsi, Dice che è quello. 5 ottobre 2014 alle 20:37 praticamente. Ce la fai a caricare. Se. Alan, stai peggiorando. Deve avermi infettato nell'attacco. Ormai è troppo tardi. Ok, muori. Ma stanno tutti con l'Apple Watch, mi sa, guardate. Ma in fondo è colpa mia. Se si è liberata. Sì, è colpa tua, ma non ti lascerò morire così. Perché non ti ha aggredito? È parte del suo protocollo di imprinting. Non posso non averlo realizzato. What? Contiene campione di tessuto. Trovalo. Sistema tutto. Dai, su, Willy. Dove sei? Divisione operazioni speciali, direttore Alan Androne. Custode Mia Winters. Stando alle informazioni più recenti, sembrerebbe che Evelyn sia ad alto rischio di cattura da parte di organizzazioni rivali se restasse ancora nella sua posizione attuale. Di conseguenza, i vostri ordini sono di trasferire il soggetto nella nostra filiale in America Centrale, di tenerlo sicuro fino ad un'ulteriore comunicazione. Durante il trasferimento è di assoluta importanza osservare i seguenti protocolli: assumere il ruolo di genitori di Evelyn per evitare qualsiasi sospetto, monitorare i parametri vitali di Evelyn tramite il genome Codex che vi è stato fornito. Se l'operazione dovesse essere compromessa, eliminare Evelyn. Quindi lei non è in realtà la madre, allora mi sa, è solamente la custode, colei che deve portarla. Dove cavolo è? Campione biologico, una piccola bottiglia e coltello. Ah, però. Solo che non vorrei confondermi, ecco, preferisco fare così, coltello laterale. Quindi la nave qui era già stata infettata. I monitor indicano la distanza dall'obiettivo. Meglio controllare questo piano.
Così ci stiamo allontanando. Beh, esploriamo. Integratori. Ah, belli, belli, belli questi giubbotti. Erba. Niente. Qui cosa c'è? È chiusa dall'altro lato. Qua ancora, mi sa che ci serve un lettore di qualcosa, non lo so, una chiave. Qui. Oddio. Sta Erba. vomitando. Devo resettarlo. Com'è la situazione? Sta vomitando. Molto più della sua massa corporea. Grandioso. Se continua così, ne vedremo molti altri dei suoi brutti amichetti. Ok, dobbiamo trovarla immediatamente. La situazione ci sta scappando di mano. Sono d'accordo. Cioè, è la bambina che vomita sta roba. Fatemi capire. Ancora integratori. Adesso sono venuto dal suo lato, giusto? Sì. Altra schifezza. Ma perché tutte queste munizioni alla mitragliatrice? Non mi piace, non mi piace per niente. Con la porta è chiusa, non si può passare, giusto? Bloccata da sta melma. Torniamo indietro, facciamo il giro. Cazzo. Quindi sei un agente di qualcosa. C'era scritto sali. Oh, lì. Così vado nella stanza accanto bloccata. Ok, proviamo. Ah no! Sono ritornata nella stanza. Vabbè. Comunque, da quello che ho capito, sì. Lavora per questa organizzazione che ancora non si sa quale sia. È chiusa dall'altro lato. Possiamo tornare indietro? L'ascensore? Qua ci sei ancora tu? Non mi devi dire niente, dormi, che ne so, un bazooka, no? No. Va bene. Scherzavo. Eccola là, bastarda. Andò dal primo piano. S2. S2. Ok. Ma porca puttana, lo sapevo ogni volta questi cazzo di ascensori. Ma si incazzano quando gli sparo. Beh, mi incasserei anch'io a dire il vero, però. S2. Con questi giochi dovete sempre stare attenti quando si apre l'ascensore. Sempre. Senti, Evi, mi hai leggermente rotto le palle, quindi vedi di finirla. Sto vomitando troppo. Tra poco vomito anche io, è vero, però. Sto
Sono cose abbastanza differenti. Munizioni mitragliatrice. Sì, perché mi sa che ne abbiamo molto bisogno. Andiamo avanti. La Madosca, lo sapevo. Oh. Bomba a distanza, come si usa? Ah, forse la piace, una bomba che può essere detonata tramite un comando a distanza, però inquadrata per farla esplodere. Ma io gli vado pure incontro. Tizio, dammi quello che mi devi dare. Niente. Te pareva. Tutti morti. Mi sto avvicinando apparentemente. Qui cosa c'è? Una porta lì e un'altra porta qui. Dove vado? Prima qui. In questa più piccola. Ora mi spunta qualcosa. Ah no. Prima. Che cacchio ho preso? Boo. Agente corrosivo. Mia però, delle belle skills. Un potente acido che può sciogliere alcuni metalli. Combina. Boo. La cosa non mi gusta. Ah, ecco. Sei arrabbiata con me, mamma? Sì, vieni No, qua. Olivia, non sono arrabbiata. Ecco, le solite cose che dicono le madri. Mi hai chiamata? Non voglio più vivere al laboratorio, voglio una casa e tu sarai la mia mammina. Va bene, Ivy, sarò la tua mammina, ma adesso vieni subito con me, ok? Certo. Vieni qua che non ti sculaccio e poi. Credici, Ivy. Dove sei, Ivy? Ma mi ha rotto un po' le palle, Ivy. Allora qui non è. Dobbiamo tornare indietro, giusto? Sì. Eccola. Olivia, Bastarda. aspetta! L'hai trovata? Sì, ma è fuggita. Sta generando altre creature, Alan. Sono ovunque. Proprio come sospettavo. Stai bene? Direi di no. Preoccupati solo di ritrovare Evelyn. Ecco il nostro Apple Watch. Adesso sarà pieno di creature. Lo sapevo. Proviamo ad usare. Volevo prenderli entrambi. Meglio non sprecarle con le bombe. Spero di trovarne altre. Lì c'era una porta da aprire.
Interessante. No, ho sbagliato. Erba, munizioni, ok. Bomba sì, agente corrosivo sì. Fluido, benissimo. Una stanza rifornimenti. Qui? No. Basta così? Mi sa di sì. Vediamo un pochino, dobbiamo tornare, penso, all'ascensore. Non c'è niente. Oh merda. Ecco. Corri, corri, corri. Non posso correre, non posso correre. Erano in troppi. Cioè due in un corridoio stretto. Ho dovuto usarle per forza, dai. Non mi facevano passare. Non potevo scappare. Ivi! Maledetta! Se ti piglio non sai cosa ti faccio. Che piano andate al terzo? Stare con la tua mammina Ivy, perché non vieni? Però se non sbaglio al secondo piano c'era qualcosa. Ecco, c'erano due stanze da aprire, qualcosa. Andiamo prima al secondo piano. No, 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 cosa fai? Non funziona. Vabbè, abbiamo capito, va? Devo andare per forza al terzo. È tutto scriptato. Merda. Il sistema di isolamento d'emergenza è stato attivato. Oh, Jesus. Che piano è? Il secondo. Buono, buono, buono. Andiamo nella stanza. Qua niente. Bomba, bomba, bene, mi gusta assai. Ma questa stanza non era entrata prima, giusto? Non è che c'è altro da raccattare. No, non mi pare proprio. Sì, probabilmente ero già passato di là. E vabbè. Merda. Fumiamoci un'erbetta che siamo piene. Usiamo questo qui. Bomba a distanza, bomba a distanza. Però quante ne abbiamo di bombe? 6. Ma però... Devo andare lì? Qua non mi fanno fare niente. Dove cappero? Questa è la stanza. E di là non ci posso andare. Te pareva. Via, 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 via. È inutile di qua, non ci posso passare.
Avrei fatto meglio scappare. Dove cazzo devo andare, va? Le scale? No, il passaggio ostruito. Terzo piano. Un po' di luce, please. Ah, mi serve una munition saturation. Vediamo se c'è qualcosina. Poi io ho tutte queste integratori. Nah, meglio fare uno di queste per adesso. Meglio cassata. Questa è la stanza dove abbiamo incontrato poco fa Evelyn. Alan? Aspetta lì. Vedo se c'è qualcosa qui, no? Eh no. Come sei arrivato qui? Volando. È fuori controllo. Sta peggiorando sempre di più in assenza di cure. Tanto io sono al capolinea. Non dire così. Vai un po' di siero lì di coso. Lei si fida di te. La mocciosa non mi ha mai... Ok, aspetta. Ivy, no, Ivy, Ivy. Alan, non volevo chiamarti. Lei sta cercando di controllarti. Devi riuscire a resistere, capito? Giura. Oddio. Evelyn. Basta. Adesso smettila. Oddio. Ma che cacchio è sta bambina? Sti poteri così? Tutto qui. Quindi l'ha infettata, non ho capito. Qua non c'è niente. Ok. È vero, ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma quello che posso dirti è che se troverai questo, stanne lontano. Dimentica di avermi conosciuta. Sii felice. Ecco quando ha registrato il videomassaggio. Beh, vabbè, adesso lavoro. Merda. Che cazzo? Adesso staremo insieme per sempre. Ma io ancora non ho capito come è finito tutto. Cioè, dove... com'è che sono finiti dalla famiglia Becker?
Belli capelli. Quindi finora abbiamo capito che la causa di tutto è questa bambina con i superpoteri, in pratica un esperimento. Mia lavorava sotto copertura, faceva finta di essere sua madre insieme al collega per portarla in quest'altro stabilimento, eccetera, eccetera, eccetera. Ora ti ricordi? Sì, Evelyn, ricordo. Possiamo tornare a essere una famiglia. No, Ivy, non possiamo. Non lo siamo mai stati. Non saremo mai una famiglia. Beh, allora non mi servi più a niente. Che bambina pestifera di merda. Ah, però. Appena ti becco, figliola, quello che ti faccio. Chiamate il telefono azzurro. Chissà, forse era un esperimento dell'Umbrella. Lo scopriremo nel prossimo episodio. Io vi lascio qui e vi saluto. Un grosso abbraccio. Grande abbraccio da Gilalfa Team. Ciao ragazzi.